Buonasera e benvenuti nella seconda edizione del TG6, la cronaca in primo piano, una colonna di fumo visibile dal litorale di Silvi per un tir che nella prima mattinata è andato in fiamme sulla A14 richiedendo l'intervento di vigili del fuoco. La polizia stradale ha chiuso entrambe le carreggiate per diverse ore, illesi gli autisti del mezzo pesante, disagi per il traffico sulla Nazionale Adriatica tra Pineto e Città Sant'Angelo, il servizio. È stato lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro a causare questa mattina sulla A14 alle 8:40 all'altezza di Pescara Nord uno scenario di fiamme e fumo. Un tir che trasportava collettame ha urtato il New Jersey di separazioni delle carreggiate, coinvolgendo altre due vetture con i propri detriti. Ad intervenire subito sul posto la polizia stradale e almeno 5 autocisterne dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, più volte riattivate dal gas contenuto nella cella frigorifera. A viaggiare sul mezzo pesante due autisti, un italiano e un romeno, entrambi provenienti da Corato in provincia di Bari, rimasti illesi entrambi. Per l'intervento dei mezzi di soccorso è stata necessaria la chiusura di entrambe le corsie della A14, che ha causato lunghissime code. La colonna di fumo ha raggiunto l'area di Silvi, località Tre Ciminiere. Il traffico è stato riavviato in più tranche anche nel corso dell'intervento dei vigili del fuoco. Più di due ore di lavoro nel corso delle operazioni è stato necessario anche l'utilizzo di una mola. Fumo e fiamme hanno più volte costretto allo stop gli uomini al lavoro. Il traffico è stato ripristinato in tarda mattinata e i disagi maggiori si sono verificati sulla Nazionale Adriatica tra Pineto e Silvi. Subito dopo i lavori di ripristino, la carreggiata sud è stata riaperta ad una sola corsia. La coda di circa 3 km che si è creata è al momento in diminuzione. Traffico regolare sulla carreggiata nord. A 7 mesi dal suo ingresso nel famoso brand del lusso Brioni, Justin O'Shea, stilista australiano, è stato sollevato dall'incarico. A causare lo strappo con la proprietà, la scelta di trasformare il marchio con linee gotiche e la comparsa di bare negli store di Parigi. A rischio adesso i lavoratori. Ancora guai per la Brioni e i suoi dipendenti dopo la lunga battaglia per evitare la perdita dei posti di lavoro causata dal calo delle commesse. La situazione sembrava essere stata ripristinata con l'arrivo di un nuovo stilista preso dal colosso del brand tedesco Mai Teresa. Justin O'Shea, dopo 7 mesi, invece, arriva la decisione di sollevarlo dal suo incarico. Se da un lato l'azienda aveva annunciato di voler concentrarsi sul classico, quello per cui Brioni si era sempre distinto, lo stilista australiano invece aveva operato una rivoluzione, a partire dal marchio, rivisitato in chiave gotica e trasformando le boutique sullo stesso genere, come quella di Parigi, che ha visto comparire delle bare sulle vetrine accanto al suo creatore. Io spero che quest'ultima scelta della Brioni di sollevare dall'incarico lo stilista sia un fatto positivo, perché sia il fatto che la Brioni abbia compreso, la direzione della Brioni abbia compreso che manovre azzardate di rinnovamento non portano da nessuna parte, e che quindi si recuperi la qualità del prodotto, la nicchia di mercato che compete alla Brioni, che fa dell'eccellenza, del made in Italy, del fatto a mano, il suo obiettivo, la sua mission, e che lasci perdere tentativi azzardati di rinnovamento che comunque puntano sulla riduzione del costo del lavoro anziché sul recupero della qualità. La questione ora torna in mano al tavolo tecnico tra la proprietà, i sindacati e la regione, con l'assessore alle attività produttive Giovanni Lolli. Un duro colpo, l'ennesimo, che preoccupa sul destino di uno storico brand del Made in Italy di cui l'Abruzzo può vantare i natali. Oggi la traversata del deserto è lunga. Noi dobbiamo puntare a un obiettivo di rilancio per mantenere inalterate i due aspetti che fanno della Brioni l'unicità, che sono la quantità e la qualità del prodotto. Se uno di questi due viene a mancare, la Brioni si trasforma, non è più quella.
È stato un incontro positivo dove sono emersi segnali importanti sia per l'occupazione sia per la permanenza di Brioni a Penne nell'area Vestina. Lo ha detto l'assessore comunale alle attività produttive del comune di Penne, Gilberto Petrucci, al termine del tavolo tecnico tra il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, il management Brioni e i rappresentanti di Confindustria, i rappresentanti sindacali ed una delegazione RSU aziendale. L'incontro si è svolto nella sede di Pescara della regione Abruzzo. L'azienda ha confermato che non ci saranno licenziamenti e con il nuovo piano industriale sarà programmato il rilancio del brand. Ovviamente, prosegue Petrucci, non bisognerà abbassare la guardia, i lavoratori hanno già contribuito con mobilità volontaria incentivata e riduzione dell'orario di lavoro. Grazie al lavoro svolto dal vicepresidente Lolli, ha osservato Petrucci, il comune di Penne è stato inserito nell'elenco nazionale delle aree di crisi non complesse e ciò consentirà l'erogazione di fondi e nuovi investimenti sul territorio. E ora cambiamo pagina, ci spostiamo a Teramo in vista delle elezioni di secondo livello. Il presidente della provincia di Sabatino e i consiglieri hanno tracciato un bilancio sul secondo anno di mandato. Allora, forse c'è un problema, andiamo avanti, cercheremo di recuperare il suddetto servizio. Il nuovo decreto legge del governo Renzi ridisegna la logica della ricostruzione dopo il sisma che ha colpito il centro Italia. Ora si guarda le nuove linee guida che escono dall'idea del cratere sismico, inteso come mera concezione dei danni fisici, e si allarga invece alla vitalità dei tessuti economici dei territori feriti. Dopo il terremoto del 24 agosto scorso si pensa a disegnare nuove politiche sulla sicurezza. Ad essere interessati dal tema e chiamati al confronto sono da un lato le amministrazioni locali e dall'altra i tecnici tutti. E così la Regione Abruzzo questa mattina ha voluto proporre un confronto tra docenti, studenti delle facoltà di architettura e geologia e i rappresentanti istituzionali del territorio. Il governo è intervenuto con il decreto legge dove per la prima volta si supera la logica del cosiddetto cratere sismico pensando anche agli aspetti prettamente economici del tessuto commerciale dei territori colpiti. C'è tutto quello che consentirà il migliore lavoro possibile, un lavoro anche salvaguardato e tutelato dalle autorità del rigore come l'ANAC e non solo. Faremo sì che nella puntualità della conoscenza del territorio si ricostruisca esattamente la città, il comune, i paesi esattamente dove si trovavano, mettendo però in campo una capacità realizzativa che sia poi all'altezza di resistere alle sollecitazioni sismiche. Noi abbiamo affrontato tre temi. Uno, la copertura finanziaria, ed è idonea perché ci sono circa 5 miliardi di euro in campo per questa ricostruzione. Due, fare sì che imprese e liberi professionisti abbiano capacità di velocità, capacità di celerità e capacità di adeguatezza, per cui ci sono dei limiti e delle inibizioni a che qualcuno faccia incetta di tutto. Terzo, ci sarà una sola centrale di committenza e di appalto per evitare che questo, diciamo, dia luogo a condotte che nel passato sono state patologiche e illegali. Il governatore D'Alfonso ha poi annunciato il progetto che vede coinvolti gli atenei abruzzesi nei processi relativi alla ricostruzione a capo del commissario Vasco Errani, una collaborazione finalizzata a garantire la massima qualità tecnica. Noi chiederemo delle terne alle tre università per costituire il Comitato Scientifico Nazionale, in linea anche con il concordato con Errani. Poi noi faremo a livello abruzzese sia il Comitato Istituzionale Abruzzese che un comitato territoriale riguardanti per esempio i comuni che stanno fuori dell'area omogenea, con il principio che dobbiamo fare bene, velocemente e rispettando le regole. Allora vi proponiamo il servizio del bilancio tracciato dal presidente della provincia di Teramo di Sabatino e dai consiglieri provinciali. In vista del rinnovo del consiglio, oggi il bilancio sul secondo mandato com'è? Abbiamo lavorato e abbiamo dimostrato che anche in difficoltà si può fare qualcosa di utile. 27 milioni per il territorio
non sono assolutamente pochi, abbiamo anche suddiviso per aree omogenee i nostri interventi, abbiamo anche dimostrato che probabilmente dove qualcuno magari si lamenta un po' di più, in realtà le opere ci sono. Con i tagli che abbiamo avuto, nonostante tutto, anche nel 2016 facciamo un bilancio veritiero. Non abbiamo ovviamente dei fondi nostri per gli investimenti, però io conto il 16 novembre di chiudere la partita con Invimit, che è una società pubblica del Ministero delle Finanze, che acquisterà la caserma dei Carabinieri per 5,7 milioni. Il 10% andrà ad abbattere l'indebitamento, del resto, circa 5 milioni, i due terzi almeno li destineremo alle scuole, partendo dalle verifiche di stabilità sismica laddove questi non sono presenti. Tra le incompiute poi c'è il ponte sul Vomano, qual è la situazione? Abbiamo depositato un'istanza con cui sostanzialmente abbiamo chiesto di riprendere in mano questo fascicolo e di deciderlo purché sia deciso in tempi brevissimi. Mi risulta, non ho la comunicazione formale, che tra il 26 e il 28 di ottobre si discuterà in Camera di Consiglio la nostra, diciamo, domanda di riapertura del procedimento. Se l'istanza sarà accolta, ma se soprattutto il TAR garantirà una decisione in tempi brevissimi, bene, altrimenti si riconvocherà la commissione e procederà, diciamo, ad adottare gli atti che riterrà più opportuni. Sulle elezioni di secondo livello c'è una data? Indicativamente abbiamo pensato al 18 di dicembre, sono certo che anche quelli che verranno saranno bravi come questi. Anche l'Abruzzo ospiterà domani e domenica in oltre 40 piazze la manifestazione organizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sulle buone pratiche da mettere in campo in caso di calamità o emergenze. Io non rischio, anche l'Abruzzo parteciperà a questo evento nazionale, importante informare i cittadini. Quest'anno eravamo stati esentati insieme alle altre regioni toccate dall'emergenza sisma. Nonostante tutto, noi abbiamo voluto farlo in maniera decisa, di concerto con il corpo dei volontari, degli oltre 5.000 volontari che compongono la vera e propria spina dorsale della protezione civile abruzzese, che nella giornata di sabato e quella di domenica svolgeranno questa fondamentale attività in qualcosa come 50 piazze dislocate su tutto l'Abruzzo. Si indicherà loro, alla nostra comunità e ai nostri cittadini, come comportarsi in queste evenienze. In moltissimi casi la capacità di adattamento all'evento spesso salva anche delle vite, quindi riteniamo che sia un'attività fondamentale. Poi siete reduci purtroppo dall'ultimo sisma del 24 agosto, c'è stato tanto lavoro in Abruzzo ma anche nelle regioni limitrofe, Marche e Lazio, dove avete dato una mano ai colleghi delle altre regioni. Sì. Beh, il sistema di protezione civile della regione Abruzzo è molto esperto purtroppo in emergenze, in soccorso in caso di calamità sismiche. Anche in questa, come è successo all'Aquila, è successo in Emilia Romagna, anche in occasione di questo ultimo sisma del 24 agosto la regione Abruzzo ha risposto in maniera efficiente, efficace, grazie al supporto del volontariato. La colonna mobile è partita immediatamente, nella giornata, nella sera stessa del 24 la regione Abruzzo aveva già due campi funzionanti, operativi nelle frazioni di Accumoli, e abbiamo fatto anche un intervento molto importante ad Amatrice, abbiamo avuto riconoscimenti anche dal capo dipartimento, dell'ingegner Curcio. Questa mattina il gruppo del Nuovo Centrodestra ha presentato il convegno previsto per domenica prossima, 16 ottobre, dal titolo La riforma costituzionale e il Senato delle Regioni, che vedrà la partecipazione del Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Domenica appuntamento con il convegno, la riforma costituzionale e il Senato delle Regioni, importante appuntamento anche alla presenza del Ministro Angelino Alfano. Cosa mettere in evidenza sul sì alla riforma costituzionale? Votare no significherebbe riportarci a forse fra 20 anni a trovare una sintesi di questo tipo, quindi noi siamo fortemente per il sì, perché
pensiamo che forse sì, la riforma naturalmente essendo oggetto di una mediazione può essere migliorabile, ma la Costituzione attuale, seppur bellissima, è vecchia. Domenica ore 11 presso l'hotel Sporting, la sala Piano Terra, è un convegno che riguarda la riforma costituzionale e in maniera particolare il Senato delle Regioni e quindi le competenze poi che le Regioni avranno. Bisogna fare una valutazione sull'opportunità prima di tutto di andare a votare e di fare una scelta di cambiamento, e credo che sia importante ascoltare le ragioni di sì e capire veramente che oggi, parlando di politica, parlando proprio della riforma costituzionale, mi rendo conto che pochissimi conoscono veramente quello che andranno a votare il 4 dicembre, quindi questi mesi devono servire proprio per far capire quanto è importante riformare l'Italia piuttosto che tornare indietro. La movida molesta a Pescara sarà combattuta con l'aiuto dei commercianti. Dopo l'arrivo dei presidi delle forze dell'ordine in Piazza Muzzi, ora a costituirsi in associazione ci sono gli esercenti che garantiranno la presenza di vigilantes all'interno dei locali in accordo con l'amministrazione comunale. Si torna a parlare di Piazza Muzzi, in questo caso dopo quelle che sono state un po' le polemiche per la Movida, ci sono gli esercenti, c'è la municipale, c'è stato un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, ora cosa farà il Comune? Ma il Comune è sicuramente impegnato insieme agli operatori per la crescita sostenibile della zona. Questo significa che le attività devono continuare a lavorare, bisogna sviluppare appunto questa ripresa economica che c'è nel centro cittadino riqualificato, e per questo siamo attenti allo sviluppo di una movida sana, di qualità. Per quanto riguarda gli esercenti, quale sarà il loro impegno? Il loro primo impegno è quello di mettere in campo, quindi collaborare con degli operatori di sicurezza sussidiaria che saranno nei weekend a garantire e per la clientela, quindi per i fruitori, per il nostro servizio e per il buon vivere dei residenti, aiutare quello che è l'operato delle forze dell'ordine per quanto più possibile garantire quella che è una copertura di sicurezza. La percezione è che una realtà così intensa come può essere quella di una partita di calcio allo stadio deve essere trasposta parimeritamente a quella che è la realtà del weekend in quest'area centrale. Quindi è importante gestirla con efficacia e con competenza. Quindi noi da parte nostra cerchiamo di offrire tutto quello che è il nostro bagaglio appunto di esperienza lavorativa all'amministrazione appunto per mettere mano il prima possibile alla realtà del dopo cena. Ecco. L'innovazione nel campo sanitario per migliorare la qualità della vita dei pazienti. È stato questo l'argomento di un incontro che si è tenuto alla Camera di Commercio di Chieti, in cui sono state illustrate le migliori pratiche a livello regionale, nazionale ed internazionale. L'innovazione tecnologica in sanità è il titolo del convegno organizzato dal Coordinamento Sanità di Confindustria Abruzzo che si è svolto nella Camera di Commercio di Chieti. Un dibattito che ha visto protagonisti best cases abruzzesi, nazionali e internazionali sul tema del miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Una prospettiva che permetterà ai diversi professionisti che operano nel campo, medici, personale sanitario, ingegneri, economisti, imprenditori e istituzioni, di partecipare ad un'indagine che avrà al centro i risvolti dell'innovazione nel settore. Il coordinamento sanità di Confindustria Abruzzo sicuramente vuole riuscire a creare un coordinamento, una sinergia, una partnership con la regione, e il suo obiettivo è, attraverso anche questi eventi, cercare di mettere nello stesso tavolo, quindi all'interno di una stessa platea, tutte le figure principali della filiera della salute. Incidere a che queste innovazioni diano un contributo anche in termini di miglioramento dell'organizzazione del sistema sanitario. Questo significa da un lato facilitare gli investimenti e dall'altro recuperare, migliorando l'utilizzo delle risorse, le stesse risorse per quegli investimenti, e quindi credo che sia un, come dire, percorso virtuoso che va messo in campo e che il nuovo piano sanitario abruzzese in realtà mette in campo, perché dà e apre tante opportunità sul punto. Sono previsti 4 incontri nelle province abruzzesi nell'ambito dell'iniziativa Bar Camp, voluta dal Consiglio regionale d'Abruzzo, per informare i territori sulle opportunità finanziarie che arrivano dall'Europa.
Ha preso il via questa mattina a Lanciano, nella casa di conversazione, l'iniziativa della Regione Abruzzo denominata Bar Camp, che proseguirà nelle prossime settimane in tutte le province abruzzesi. Nell'incontro di Lanciano sono state esposte in 3 minuti idee progettuali al fine di valutarne la fattibilità e il tipo di bando a cui è possibile accedere. Ogni idea innovativa presentata ai Bar Camp potrà trovare il proprio percorso di finanziamento, magari partecipando ad un progetto europeo in qualità di partner o di capofila. Si incontreranno le idee, si farà una prima valutazione, soprattutto per individuare quelli che sono i fabbisogni del territorio. Questi riportati opportunamente nel Consiglio regionale daranno modo al Consiglio regionale stesso di sviluppare delle azioni di sostegno per facilitare l'accesso più diffuso a questi fondi comunitari a gestione diretta. La scuola dell'infanzia Leng di Teramo è stata oggetto di un intervento per migliorare la fruizione degli spazi esterni ed interni del plesso scolastico, applicando un modo nuovo di fare architettura per la scuola. La scuola dell'infanzia Mauro Leng dell'Istituto Comprensivo d'Alessandro Risorgimento di Teramo è stata tra le 60 scuole dell'infanzia e primarie di tutto il territorio nazionale protagoniste del progetto Fare Scuola, destinato alla qualificazione degli ambienti scolastici e promosso e realizzato dalla Fondazione Reggio Children e da Enel Cuore Onlus. Gli interventi nella scuola di Via Don Minzoni nel quartiere Villa Mosca hanno riguardato soprattutto l'esterno ma anche l'interno dell'edificio. È stata individuata quindi una scuola, un comune innanzitutto in tutta Italia, che è il comune di Teramo, e poi a volte una scuola che è questa di Villa Mosca, che conta oltre 90 iscritti. È una scuola che ha delle peculiarità perché ha degli ambienti esterni che ci portano molto a contatto con il verde, quindi hanno reso possibile anche una progettualità molto particolare che poi chiaramente ha un fine ben preciso, cioè quello di cercare di portare i bambini il più possibile all'aperto e di andare anche a valorizzare e a spronare, a veicolare il contatto che ci deve essere con la natura. E questa è una bella scommessa, perché è l'opportunità di ripensare, di disegnare il modo di vivere, il modo di conoscere i contesti di apprendimento che sono immaginati per poter innovare anche l'esperienza educativa. Quello che accade a Teramo in una scuola dell'infanzia, in altre città con le scuole primarie, e mettendo insieme poi tanti progetti ci sarà l'opportunità di avere anche una, come dire, un rinnovare la visione di tante opportunità di contesti educativi e formativi per i bambini. Forse c'è una visione nuova dell'architettura per la scuola, per cui si passa dalla scuola chiusa a scatole, di cui abbiamo parlato prima, si passa a un'architettura che fa vivere lo spazio esterno. In questo caso lo spazio esterno è un bellissimo giardino che è stato in qualche modo valorizzato da questi elementi architettonici, e nello stesso tempo la valorizzazione del giardino ha significato anche la valorizzazione d'uso da parte dei bambini di questi spazi. Ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la schermata della Serie A, che riprende dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Ottava giornata che sarà aperta proprio dall'anticipo del San Paolo di Napoli, il match clou di questa giornata, Napoli-Roma alle ore 15. A seguire la gara dell'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Sampdoria, fischio d'inizio alle ore 18 con la direzione di Celi della sezione di Bari, e poi domani sera alle 20:45 Juventus Udinese, domenica alle 12:30 Fiorentina Atalanta, poi le gare delle ore 15, ovvero Genoa Empoli, Inter Cagliari, Lazio Bologna e Sassuolo Crotone, posticipo di domenica Chievo Milan, e chiuderà la giornata il Monday Night lunedì sera tra Palermo e Torino alle 20:45. Allora, in merito alla gara di domani all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Sampdoria, ci sarà il debutto in Serie A per il difensore Vitturini, questo perché Zampano è squalificato, è out Crescenzi per un problema ad un tallone. In mediana ballottaggio Memusciai e Cristante con il capitano biancazzurro favorito, dunque Memusciai, un centrocampo che sarà completato da Aquilani e Brugman, e poi Caprari e Benalì agiranno alle spalle del francese Baebek. Nella conferenza pregara il tecnico biancazzurro Massimo Oddo parla anche del collega, l'abruzzese Marco Giampaolo, e dell'ex pescarese Lucas Torreira. Domani un'altra, purtroppo è un'altra partita di Serie A, dove viene una squadra di Serie A, e le squadre di Serie A, ognuna per le sue caratteristiche, ti mette in difficoltà, ha la capacità di metterti in difficoltà.
È una squadra forte, è una squadra che rispetto a noi ha investito qualcosina in più, ha giocatori esperti, ha giocatori di grande prospettiva, giovani molto forti, è una squadra forte, è una squadra che assolutamente non c'entra niente con la classifica che ha, a mio modo di vedere. E quindi la partita di domani avrà delle altre difficoltà, sicuramente diverse da quelle che delle difficoltà che abbiamo avuto con il Chievo, ma comunque sempre difficoltà. Arriva una squadra forte, sicuramente, certamente sulla carta più forte di noi, e noi dobbiamo superare questo gap con quelle che sono le nostre qualità, con il gruppo, non con i singoli, con il sostegno di tutti e con la capacità di tutti di capire che in un anno di Serie A mettiamo in preventivo che noi dobbiamo gestire 20 sconfitte. Giampaolo l'ho sempre considerato un gran bel allenatore, innovativo, un allenatore che ha idee. È stato uno di quelli che è venuto a farci il corso al Master, anche a noi, a me, e l'impatto è stato immediatamente positivo. Non lo conoscevo sul campo, io non l'ho mai visto allenare sul campo, però le idee che ha sono idee molto molto belle. Calcio propositivo, un po' come piace a me, anche se poi magari su tanti punti di vista siamo diversi, però è un allenatore che comunque ha delle idee. E Lucas, vabbè, io sono strafelice per lui perché diciamo che l'ho cresciuto dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Lui era in prima squadra, è tornato giù, era abbacchiato, voleva quasi tornare a casa. Io l'ho convinto a rimanere, ma le sue fortune partono da se stesso. È lui che si è messo in gioco, è lui che ha creduto in quello che gli si proponeva ed è lui che è migliorato. Sul fronte Sampdoria non sono stati convocati Palombo, Carbonero e Pavlovic, trio d'attacco che dovrebbe essere composto da Alvarez, Budimir e Quagliarella, ma chiaramente potrebbe giocare anche Muriel, che chiaramente non è per lui una scelta tecnica. Muriel potrebbe partire dalla panchina proprio perché è tornato solo nei giorni scorsi dalla convocazione con la nazionale colombiana. Quindi c'è questo dubbio sulla presenza o meno dal primo minuto del colombiano Muriel. E poi ancora per quanto riguarda il Pescara, Coppa Italia, Atalanta-Pescara sarà la prossima sfida di Coppa, gara valida per il superamento del quarto turno e che si disputerà il 30 di novembre allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo alle ore 18. E ora parliamo di Lega Pro, intanto vedendo la schermata del prossimo turno e la nona giornata. Queste le partite: Albino Leffe, Feral Pisalò, Fano Ancona, Forlì Parma, Gubbio Maceratese, Lumezzane Modena, Mantova Bassano, Padova Reggiana, Pordenone Sant'Arcangelo, San Benedettese Sudtirol e Venezia Teramo. La gara tra Padova e Reggiana si giocherà lunedì sera alle 20:45. Invece il Teramo giocherà domani alle 16:30 al Penso di Venezia. Nel pomeriggio la squadra è partita alla volta di Venezia senza l'attaccante Jefferson, non convocato al suo posto. Ora è in vantaggio Mirko Petrella su Antonio Croce, che inizialmente sembrava essere il sostituto. Invece la scelta potrebbe cadere proprio sul folletto di Prato alla Perigna. Nofri sceglierà il 3-5-2 con Dorazio terzo centrale, il debuttante Sales a destra al posto di Scipioni e Di Paolo Antonio a sinistra. In mezzo si rivedrà dal primo minuto Peterman. L'allenatore del Venezia Inzaghi dal canto suo auspica che la sua squadra possa ripetere la buona prova della settimana scorsa con la San Benedettese e aggiunge: non dobbiamo avere l'assillo della vittoria. Ascoltiamolo. Noi, come dicevo prima, dobbiamo secondo me ripetere la partita d'attacco che abbiamo fatto con la San Benedettese, perché secondo me è stata la migliore del campionato a livello offensivo. Abbiamo concesso qualcosa dietro per nostri errori, ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Quando troveremo l'equilibrio giusto fra la fase difensiva e la fase offensiva, questa squadra diventerà
temibile per tutti. Sapevo di questi rischi perché siamo una squadra nuova, con un allenatore nuovo, vediamo le difficoltà delle altre grandi, perché è inutile nasconderlo. Invece noi siamo in una buona posizione di classifica, siamo lì, stiamo crescendo di partita in partita, commettiamo ancora qualche errore, ma ci vuole equilibrio. Io penso che questo campionato si vincerà negli ultimi mesi, per cui adesso è più importante dei tre punti è la prestazione, che c'è sempre da parte di questa squadra. Chi entra dà sempre il meglio di sé, ed è questo che mi lascia molto tranquillo. Continuano a parlare del Teramo. L'allenatore avversario probabilmente schiererà la squadra con il 3-5-2 iniziale invece che con il 4-4-2. Ma vedremo, io di solito non mi preoccupo molto degli avversari, io penso a quello che dobbiamo fare noi. È chiaro che se giocheranno 5-3-2, perché è differente da 3-5-2, staranno nella loro metà campo, ci chiuderanno tutti gli spazi, cercheranno di fare una partita di ripartenze, come tutte le squadre che affrontano il Venezia. Però noi dovremo comandare il gioco, essere bravi nelle marcature preventive e cercare di segnare il prima possibile, con calma, giocando il nostro calcio. Un'ultima notizia di Serie D, perché c'è un nuovo rinforzo per il Pineto che ha tesserato il difensore ex Chieti e San Nicolò, Alessandro Rapino. La firma è arrivata nel pomeriggio, un nuovo rinforzo per la squadra che proprio in questa settimana è stata assegnata alla guida tecnica di Daniele Amaulo dopo l'esonero di Aldo Ammazzalorso. Bene, prima di chiudere vi leggiamo questo messaggio. L'emittente TV6 intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, indetto per il giorno 4 dicembre 2016. A tal fine informa che nella sede di Silvi, via Strada Statale Nord 241, numero di telefono 085 930020, persona da contattare Mauro Di Pietro, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.